Ehi, hey, Joe. Uè, stai, come fila? Tutto bene? Tac. Oh, Joe, ma che hai mangiato polenta scaduta e t'ha fatto male? Ma perché parli così? Non l'hai sentito cosa ha detto la Moratti? Dice che bisogna distribuire i vaccini prima alle regioni più ricche, quindi a loro. E io mi sto allenando col milanese, così ci vado, ma non mi devono scoprire che sono meridionale. Joe, ti sei confuso. Si è sempre detto non si affitta ai meridionali, non si vaccinano i meridionali. Ma esattamente che ha detto, scusami? Ha detto che i vaccini vanno distribuiti in base al PIL della regione. E secondo me è giusto. Ma come? E certo, significa che qua ne scaricano una vagonata. Ma tu hai presente il PIL che abbiamo in Sicilia? Non si può camminare per strada. Poi tu pensa d'estate, solo a Mondello in spiaggia ce n'è a mai finire. I silos ci devono montare, in faccia ce lo tireranno, Joe. E non stai considerando il PIL che viene da fuori, le straniere. Guarda, non le conviene, perché se lo distribuiscono in base al PIL, loro solo devono venire a fare qua in Sicilia. Vabbè che si vengono a fare le vacanze, quindi a che si fanno le vacanze si vengono a fare pure il vaccino. Stai, tu scherzi, ma a me sembra un po' troppo cattiva questa cosa di vaccinare in base alla ricchezza. Joe, non fare pure tu l'errore di giudicarla troppo in fretta. Magari domenica l'Inter ha vinto con la Juventus e lei per la felicità si è ubriacata. Lunedì mattina si sveglia ancora con i postumi della sbornia. Le fanno una domanda, la prima minchiata che le viene in testa l'ha sparata. Ma comunque ti sembra giusto? A me non piace questa idea del prima chi produce. Joe, diamoglieli, per carità cristiana. Se una persona è in difficoltà, va aiutata. Se loro insistono, vuol dire che ne hanno bisogno. Che fai? Non li aiuti? Aiuti. Non pensare che perché loro sono più ricchi vuol dire che se la passino meglio di noi. Stai facendo lo stesso errore suo, quello di pensare che tutto si valuti in base ai soldi. Io che ho fiducia nel prossimo ti dico che lei stessa se ne sarà pentita. Abbi un atteggiamento amorevole, impara a perdonare. Secondo me dopo che le ha detto quella cosa pure la Madonnina al Duomo si è messa a piangere. È capace che Gesù stamattina andava in giro dicendo: oh, ma si può sapere chi è che ha fatto piangere a mia madre? Ma secondo te con quale criterio si dovrebbe scegliere? Secondo me o con un criterio di interesse personale o a culo. Per quello a culo basta mettere il vaccino nella birra, riaprire tutti i pub e a culo cu capita capita, vaccini a tutti. Se dobbiamo decidere secondo un interesse personale dobbiamo fare un altro tipo di classifica, perché viene il napoletano e dice prima la pizza, viene il romano e dice prima la carbonara, viene il Rocco e dice prima le patatine, gli avvocati prima i delinquenti, i baristi prima i vigili urbani, pure gli animali potrebbero intervenire. Viene un maiale e dice prima i vegani, viene una capra e dice prima Sgarbi, passa un ingenuo e dice prima chi produce. E se ingenuo, perché allora la Germania deve avere i vaccini prima dell'Italia. Ste, ma allora, perché li vogliono per primi? Joe, non lo so, ma deve esserci un motivo. Lei dice che devono essere i primi, potrebbe pure avere ragione. Ma se in Lombardia non sono riusciti a fare i vaccini che avevano e ora ne vogliono di più, che ci devono fare? Le tisane, gli esperimenti sui gatti, lo spritz Pfizer. Volendo, per amore cristiano, glieli possiamo pure dare secondo una certa logica. La logica degli ultimi saranno i primi, perché ti spiego. Loro fino ad ora hanno avuto tanti vaccini, ma nella classifica delle vaccinazioni sono ultimi. Ecco perché li vogliono per primi, perché gli ultimi saranno i primi. E la mia casa è Piazza Grande.